Ciao ciao ragazzi, bentornati sul canale del Degiococi. Qui siamo con Dirt Rally 2.0. Come vedete siamo in Polonia e lì già nello schermo, non lo vedete perché è nascosto, però c'è un bell'uno. Siamo primi in prima posizione in questo evento. Purtroppo non posso farvi vedere la prima tappa della Polonia, tappa difficile, lunga. Se non ricordo male 14 km che è andata bene per una manciata di secondi. Sono riuscito a vincere proprio nella parte finale, perché fino a metà gara avevo 3-4 secondi di ritardo. Nell'ultima parte sono riuscito a recuperare, quindi a prendere la prima posizione, ma vi dico molto molto difficile ragazzi, perché con la 131 Abarth non mi trovo proprio per niente. Ho provato a fare qualche assetto, qualcosina, ma niente, per il momento non riesco ad avere un buon feeling. Quindi andiamo avanti con la nostra carriera, con la seconda tappa. Cercherò di stringere un pochettino, anche se vedete non ho molto tempo purtroppo per portare appunto la carriera. Poi ogni tanto faccio qualche gara online per mantenere, diciamo, almeno un pochettino di feeling anche con gli altri titoli. Riporterò anche Assetto Corsa Competizione, che ho dovuto disinstallare e poi adesso la reinstallerò, perché ci sono stati appunto un po' di aggiornamenti, avevo scaricato la beta e quant'altro. Quindi niente, ripartirò da zero anche con Assetto Corsa Competizione. Ritornerà Formula 1 2019, che avevamo lasciato appunto con la Formula 2, ma ora direi di andare avanti con la nostra carriera ragazzi, e vediamo cosa riusciamo a fare nella seconda tappa in Polonia. Ok ragazzi, eccoci qui con la macchina fumante. Non sono riuscito a ripararla, qualcosina era andato storto, ma appunto ero riuscito nell'ultima parte a recuperare. Vediamo qua cosa riusciamo a fare. 5, 4, 3, Morton, 2, 1, il via. Leader sinistra, della tappa, 30, tappa non destra, semplice. In rallenta, 5 sinistra e 3 destra. Per cercare di spingere il più possibile. Apre, perché crinale, la macchina 30, non va granché bene. Su crinale. Apre 100 su salti. Tieni la destra su salto, un albero. Oh, qui nella parte, una parte difficile questa. Salto, 30. Con tanti salti. La macchina che si la scompone. Crinale, attenzione qui. Sinistra. Ok. Attenzione, 4 destra, stringe 3 su crinale. Riusciamo a tenerla qui. In 6 sinistra lunga. Apre su crinale, salto, 30. Vedete quanti controlli dobbiamo fare, attenzione qua. Rallenta, 6 sinistra lunga, apre 20. Non vista, non tagliare, 1 destra. Apre, asfalto, 50. Tieni il centro su crinale. Abbiamo perso parecchio in questa parte. 2 secondi. Su 30 alla chicane, 1 sinistra. 1 destra uscita, 6 sinistra, 300. È stato consigliato anche di utilizzare poco freno a mano, ma l'avevo già capito. Attenzione qui. In angolo retto non visto, sinistra 50. Ok, destra, cambio di direzione. Su Dossi, 4 abbastanza sinistra, buono. Ragazzi, cambiare macchina, ve lo dico. 4 destra molto lunga, stringe 3. Provo veramente male con questa 131 Abarth. Andiamo a toccare 30. Intanto quella parte posteriore. Taglia 5 sinistra, in 5 destra lunga. Indietro belli, però molto sinistra, bene con l'Alpine, sempre per essere in posteriore. 30. In questa fatica un po' di più sinceramente. 4 sinistra, stringe su crinale, in 5 destra, 30. 5 ci sinistra, proviamo, attenzione qui. 4 sinistra su crinale. Siamo sempre in leggero ritardo. 50. La morto. 6 destra su crinale, 6 sinistra lunga. 100 su Dossi. Guardate qua destra, quanti controlli lunga, vanno fatti. Salto. 50. Sinistra lunga, stretta e svolta, svolta. Occhio qua, lunga. Perdiamo il controllo, attenzione, riesco a tenere abbastanza dritta. Un piccolo miracolo. In 5 sinistra lunga, però perdiamo tanti secondi.
macchina che va un po' dove vuole, probabilmente qualche problemino c'è stato. 50, 6 destra, molto molto lunga, in 6 sinistra. Ma adesso se n'è andato Morton. Ha allungato destra, parecchio in questa parte. 5 sinistra, apre molto molto lunga. Vediamo se riusciamo a spingere un po' di più senza rischiare. In 6 destra, in 6 sinistra, molto lunga, 100. Abbiamo perso in quella parte centrale purtroppo. 6 sinistra, apre sul finale, 30, motore sembra aver perso potenza. Ce ne eravamo già accorti. In 5 sinistra, 80. Tieni il centro sul lungo crinale. Hai colpo qui. In 6 destra, in 5 tanto sinistra, siamo indietro. 4. 50 dopo l'arrivo, 6 destra lunga. Siamo arrivati però abbastanza indenni. Purtroppo non è andata benissimo, anche la macchina non andava bene, siamo arrivati dietro di 11 secondi, 13esimi. E peccato, spero che gli pneumatici siano a posto. Peccato, 4 secondi 02 non è un buon tempo, sicuramente. Eccoci lì, 13esimo posto, almeno in questo intertempo qui. Vediamo quello dopo, no. Intertempi e punti tappa, niente danni alla carrozzeria, scarichi danneggiati e calo di potenza del motore. Effettivamente l'avevo sentito che c'era stato qualche problema. Ok, niente, questo ragazzi è la tappa di oggi per come è andata. Questa invece è la classifica generale. Vedete, siamo al primo posto davanti a Meyer e davanti a Müller, che hanno anche loro la 131 Abarth. Abbiamo un tempo di 11.54 615. Vedremo andando avanti come andrà. E io vi saluto qui ragazzi, ci vediamo alla prossima qua sul canale. Se vi va lasciatemi un commento. Ciao ciao dal Dejo.